Sindaco, domani a Pontremoli un weekend all'insegna del gusto. Cosa succede? Assolutamente sì, è una 2 giorni dedicata a tutto quello che è ricchezza di sapori e di gusti, Olimpiadi del gusto per l'appunto, 5 istituti alberghieri che in 5 strutture diverse daranno la possibilità di assaggiare il proprio menù con una giuria popolare che li vota. Alla domenica mattina show cooking, direttore della giuria e il direttore della scuola Alma di Colorno. Quindi ci sarà una votazione tecnica, la somma darà la scuola vincitrice e la premiazione avverrà nel contesto del bancarello della cucina domenica pomeriggio a Pontremoli e devo dire oltre al vincitore del libro Bancarello della cucina che sicuramente sarà una bella notizia e avrà tutto quello che è il concetto di cultura unito a cucina, ma avremo anche un bellissimo premio per un ragazzo della squadra vincitrice che avrà la possibilità di frequentare gratuitamente la Summer School dell'Alma di Colorno. Quindi mi sembra che quest'anno con questo ulteriore premio l'insegna del gusto possa davvero essere ancora più accattivante. Ma oltre questo gustosissimo premio e questa gustosissima giornata c'è anche un ulteriore premio. In effetti sono 2 gli ulteriori premi. Uno nel contesto del convegno dell'agricoltura sabato pomeriggio organizzato dalla CIA ed è proprio riferito a tutto quello che è agricoltura di presidio. E l'altro è quello che daremo nel corso del bancarello della cucina, si chiama Pontremoli for Smart e intende proprio valorizzare e dare un riconoscimento a chi ha saputo dalla propria genialità creare un impero. In quest'anno il premio andrà appunto a Ferrero con tutto quello che è riuscito a organizzare e a creare da una semplice idea.